costruiamo una collezione di orologi da Mario Mosta Gioiellieri. Andiamo. Buonasera. Buonasera. Ciao Ale. Ciao Nico. Come stai? Come stai? Bentornato. Grazie. Eh? Bentornato, no? È la prima volta. Esatto. A qua, Lecce. Qua ti volevo. Benvenuto a Lecce. Grazie. Non è la prima volta però che capito a Lecce. Lo so. Anzi. Benvenuto con questo format. Con questo format. È vero. Esatto. Be the Collection finalmente a Lecce. Sì. Da Mario Mosta in Piazza Sant'Oronzo. E qui abbiamo anche delle chicche particolari. Sì. Che abbiamo anche cose diverse. Qui in più rispetto a Bari vedrai Omega. Vedremo Omega. Sì. Però non ti ho ancora detto perché sono qui, con quale, con quale budget, vai. Con quanti soldi. Con quanti soldi di carta, veri o falsi. Veri o Monopoli. Un giorno verrò con dei soldi veri, lo giuro. No, ma tu sei già venuto tante volte con soldi veri. Adesso GMT, Build the Collection, sì. Versione GMT, perché GMT è una complicazione che piace tantissimo, a me anche, una complicazione facile, ma comunque particolare, bella, molto giovane, molto cosmopolita secondo me. Anche utile e utilizzata, a differenza molte spesso del cronografo. È vero, assolutamente. E, con un budget, sì. 30.000 euro. Wow. E vorrei costruire una collezione di GMT tra tutte le offerte che abbiamo, che avete qui. Ok, quindi se ho ben capito, tu con 30.000 euro vuoi fare una selezione dei GMT più belli o anche più accattivanti, più sì. caratteristici. Perfetto. So che ne hai tanti, quindi volevo guardare insieme a te qualche vetrina, qualche proposta. Ok, perfetto, va bene, iniziamo. Mettiamoci. Allora, io inizierei da Gran Seiko. Gran Seiko? Sì. L'abbiamo già vista a Bari, bellissima Gran Seiko. Sì. Continua ad affascinarmi sempre più. La cosa bella di avere due punti vendita è che abbiamo un'offerta diversa per negozio. Ok. Quando ci riusciamo. E ti faccio vedere due modelli molto interessanti. Sì, assolutamente. Okay. Allora, Alessandro, i modelli che avevo in mente sono questi due. Bellissimo. Chiaramente entrambi GMT. Due diametri differenti, due collezioni differenti. Anche due concetti completamente differenti. Esattamente. Uno molto sportivo, per quanto sia molto prezioso, tra l'altro. Sì, questo è la collezione Sport, mentre questa è la collezione Elegance. Ok. Qui siamo a praticamente 40 mm di cassa, qui siamo a 43, se non ricordo male. Lunetta ceramica, quadrante con una lavorazione incredibile, cielo. Come Gran Seiko ci ha abituati. Sì. Tanto. Come, sì. Bellissimo. Ormai loro hanno un savoir-faire, un'expertise di lavorazione di quadranti che è invidiabile. Questo, dicevo, cielo con nuvole, una serie limitata a 2000 pezzi mondo, di cui questo è il, credo, 1661, sì. Ah, ok. Su 2000. Anche un'edizione limitata. Esatto. Lettura del GMT. Te lo faccio vedere. Lettura del GMT classica sulla lunetta girevole. Sì, questo è quello che loro definiscono, loro, ma diciamo in orologeria, definiscono triplo GMT. Sì, perché azionando la lunetta è possibile leggere anche poi esatto. un terzo fuso orario. Sì, tu hai quello del quadrante, quello interno del reo che vediamo qui. Sì. Che è diviso in giorno-notte anche questo disco interno, e poi la lunetta esterna sempre giorno-notte. Molto bello, mentre questo qui ha un concetto diverso. Questo è un concetto che, diverso, che conoscevo sì. di più su Gran Seiko, questa forse è una novità. Questo, sì, questo è la seconda edizione. Ok. Tra l'altro quest'anno hanno fatto anche un altro bellissimo stesso modello con quadrante verde che magari vediamo in una prossima puntata. Certo, beh, questo azzurro con questa lavorazione è fantastico, questo molto... eccezionale. Il molto calibro estroso. È high beat, quello che c'è all'interno, con la massa oscillante personalizzata, lavorata in una maniera molto fantasiosa. C'è il classico marchio con il leone di Gran Seiko. Bellissimo. Spettacolare. Orologio davvero
stupendo, per quanto imponente, perché sì, è bello, praticamente abbondante. È uno sportivo, è un vero sportivo. Sì. Questo invece ha la indicazione del secondo fuso interna, più interna, sì. Vedi le 24 ne avevo visti qui. Altri, mai con questo quadrante spettacolare però. Questo è nuovissimo, questo bello. Quadrante rosso vivo prende ispirazione da, udite udite, il... Come sempre immagino... Dal loro, da ciò che circonda la manifattura. La manifattura, esatto. Sì. E cioè in questo caso? E cioè in questo caso è il colore rossastro che lascia il fogliage autunnale sul deck in legno che c'è antistante l'ingresso della manifattura, dove ci sono tutte le vetrate dove si vedono i banchi degli orologiai e gli orologiai possono vedere fuori. Quindi con la pioggia che batte su questo fogliage rilascia questo colore rossastro su questo pavimento in legno esterno e che è ripreso da queste listarelle verticali che vedi. Sì. Ecco come gli sembra legno, sembra un quadrante in legno questo. Sì. Ecco come gli orologiai di Gran Seiko riescono a ricreare in modo così fedele questo effetto, queste sensazioni che avvertono e che vedono da dentro l'atelier. Sì, che poi è un unicum nel loro genere, Gran Seiko, e sta veramente conquistando il cuore di tanti, anche il mio in realtà, anche grazie a questo romanticismo dei richiami alla natura. Poi insomma lì in Giappone la natura è predominante. Sì, sono stati veramente bravi a decidere di metterla così nei loro orologi. Prezzi nei di loro entrambi quadranti, nei sì. loro quadranti. Sì, che poi anche negli orologi, perché qui la massa oscillante richiama un po' il cielo sì, del sì, quadrante. Sì, sì, sì. Come prezzi siamo? Allora, vediamo se riusciamo a comporre bene il tuo budget. Sì, siamo a 8.600 euro per lo sportivo Limited Edition. Ok. Per quest'altro GMT Elegance 7.600 euro. 1.000 euro in meno. Sì. Ok. Mi piacciono molto entrambi, anche se credo di sapere quale vorrei. Quale vorresti? Ma te lo dirò alla fine. Me lo direi alla fine. Come sempre. Io secondo me anche chi ci sta ascoltando... Ha già deciso. Lo sa. No, sa cosa scegliere. Cosa scegli. Probabilmente sì. Voglio solo farti vedere una... chicca bellissima. Sì. Questo è un libricino che c'è all'interno degli astucci dove ci sono le serie limitate di Gran Seiko, dove ti raccontano un po'. Certifichiamo che questo movimento è stato testato e controllato. Esatto. Ok. Ah, e specificano anche norme ISO, magnetismo. Tutto per rassicurare il consumatore finale dell'acquisto che sta facendo. Certo. È una sorta di correttezza proprio. Certificato numero, quindi un certificato... E questo è il certificato di autenticità con la numerazione progressiva seriali, e tutti i numeri seriali del quindi è il suo. Sì, il patentino. Non sapevo che i Gran Seiko fossero corredati solo per le edizioni limitate? Sì, okay. di questo certificato qua sì. Ok, bello. Molto, molto bello. Interessante. Quelle chicche che agli appassionati... Piacciono tantissimo. Beh sì, fanno parte ormai del corredo, del collezionismo, no? Sì. Loro poi, insomma, fanno trasparire lo spirito del sollevante in tutte le loro creazioni. Certo. Beh, si vede proprio dai quadranti, ma anche dalla bellezza delle rifiniture di questi orologi. L'abbiamo già detto, dalle lucidature Zarazzu, che tra l'altro sì. nell'evento Gran Seiko a cui mi hai ospitato, ho avuto la fortuna di essere a cena, a tavola con i responsabili del mercato italiano. Sì, del mercato esatto. italiano, sì, sì. Credo fosse anche mercato Asia-Europa, Eurasia. Non ricordo. Europa. Forse solo Europa. Sì, Europa. E comunque ci spiegavano anche come nasce questa lucidatura, che tipo di macchinario viene utilizzato. Sì. Tra l'altro un macchinario tedesco. È vero. Modificato appositamente da Gran Seiko per ottenere... lucidatura antiriflesso, completamente antiriflesso. Sì. Eccezionale. Bellissimi. Bene. Bene, li teniamo da parte. Li teniamo da parte. In attesa della tua decisione finale. Sì, anche se sarà difficile. Per fortuna ho 30.000 euro da spendere, quindi oggi ci diamo alla pazza gioia. Sì. Perfetto. Adesso, Alessandro, io passerei a Bell&Ross. Bell&Ross? Sì. E per Bell&Ross ti faccio vedere, te lo porto qui, un orologio che ha visto un cliente poco fa e che quindi posso mostrare anche a te perché non l'ho ancora messo in vetrina. Ed è questo nuovo, bellissimo DR05 con questo quadrante celeste, quasi ghiaccio artico. Ma
Io credo di aver visto qualcosa di simile a Bari. Penso di sì. In boutique a Bari. Magari ma visto... non GMT forse. No, infatti tu hai visto la versione solo tempo normale. Sì, sì, con questo quadrante ghiaccio bellissimo. Questi sono i nuovi GMT invece, che fanno la versione caucciù, che piace tantissimo perché è un caucciù rigato, molto, molto ordinato, bellissimo. A me gli orologi misto caucciù mi fanno impazzire. Sì, anche a me. Ma tantissimo. Proprio tanto. Ma non so perché. Cioè, nonostante il bracciale li renda completi, e... anche per esempio lo il Seamaster che ho al polso, sì, il bracciale lo rende completo. Però il caucciù gli dà quel tocco. Ma infatti lo sai che a me questo orologio che hai al polso piace di più col caucciù? Tantissimo. Anche a me. Troppo. Però il bracciale lo rende completo. Certo. Questo è molto bello. E fa parte della nuova collezione? Sì, questi sono queste sono delle novità su cassa BR05. Una delle ultime novità Una delle ultime casse introdotte, sì. Il quadrato che si fonde col cerchio, così lo definiscono. Hanno fatto già questo GMT nella variante nera, bianca, e adesso siamo arrivati a questa novità ultimissima. Fondello a vista, massa belle oscillante, nelle rifiniture, esatto, quello maestra, stavo dicendo. Veramente maestra. Massa oscillante finemente lavorata, è troppo bella. E poi c'è un'ottima questo, referenza. Loro lo chiamano Urban, Urban Watch. Questo sì, è Urban, sì. Perché questo qui è un orologio da tutti i giorni, il bracciale, sì, in gomma lo rende adatto a tanti utilizzi, molto, molto carino. È veramente... Un bel GMT, questo qui al polso di un viaggiatore che per esempio in maniera un po' più sportiva, un po' più... meno elegante per esempio del Gran Seiko e vuole viaggiare... anche senza forse doversi preoccupare troppo di roba ciò che porta al troppo polso, costosa, sì, troppo preziosa. Alcune volte è un argomento ormai che purtroppo bisogna affrontare. Bisogna affrontare. Molto, sì, bello. Il colore lo rende particolarmente, particolarmente accattivante. È bellissimo, a me piace molto. Tu sei un amante bello e rosso, ne hai diversi. A me piace tanto bello e rosso, io ne ho soltanto uno. Ok, quello ma in ceramica. Quello in ceramica con quadrante camouflage sui toni del grigio, a me piace tantissimo. Sì, sì, lo ricordo. Che adesso è andato fuori produzione. Questo credo che abbia anche un prezzo abbordabile. Questo è abbordabilissimo, qui sei a 5.200 euro. 5.200 euro. Io credo che oggi con un budget da 30.000 euro farò una collezione fenomenale. Farai una strage di GMT, di GMT. Farai. Ti porti via tutti i GMT che tutti abbiamo in negozio. Tutti quelli che hai. Bene, bene, questo lo prendo in considerazione molto volentieri, anche per il prezzo. Ok. Perché lo rende un oggetto bello ma più facile. Sì, bellissimo. D'accordo, questo lo mettiamo via. Ok. E adesso arrivo da te con un bellissimo GMT di Bulgari. Ci accomodiamo da Bulgari. E Espace vedere... Bulgari. Tra l'altro una novità di Mario Mossa qui a Lecce, vero? Esatto, questo è il nuovissimo Espace Bulgari. Accomodati Alessandro. Oh, questo è il tempio. Guarda che bel, Bulgari, che bel ambiente. Octo, aluminium, sì, serpenti. Io mi accomodo, eh. Assolutamente. Bellissimo. Sì, questo... Qua è... li prendo tutti, eh. Tutti? Tutti. Verrò a fare tutti gli un build collection Bulgari. Fantastico, ma quando vuoi, guarda, ci divertiamo. Belli, belli. Allora... Capri, Matchpoint, i nuovi Crono. Di quelli abbiamo e parlato. GMT. Ah, eccolo qua. Eccolo là, GMT. Bello. Di quelli abbiamo parlato e sei rimasto molto, sì, 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 molto, sì, colpito. E anche chi ha seguito la puntata da casa ha amato tantissimo il Capri e il Matchpoint. E tantissimi, non so se te lo ricordi, ma in quella puntata ho scelto alla fine il Capri. Tantissimi sono stati d'accordo con la mia scelta, scelta del Capri. E tanti altri avrebbero scelto il Matchpoint. Anzi, ti dico di più, in privato su Telegram mi hanno scritto due amici, tra cui un grande collezionista, che di certo non avrei mai detto che potesse apprezzare l'estro di Bulgari, uh-huh, e che invece mi ha scritto in privato quel Bulgari gli stava veramente molto bene. Vabbè. Allora, questo è il GMT che volevo farti visionare, Alessandro. Che è un orologio che già conosco. Che è l'aluminium, che già conosci bene, e sì, chiaramente... Questo l'avrai già visto. Sì, l'ho visto varie volte. È una versione stupenda. Come tanti altri aluminium, mi piace tanto. Veramente bellissimo. Mm.
anche perché gli aluminium tendono a produrli, quasi sempre tutti neri, no? Ad eccezione del quadrante e di queste ultime versioni introdotte. Quindi avere un aluminium tutto blu, caucciù e lunetta, è qualcosa di diverso. E qui hai un bellissimo GMT sportivo. Hai la parte interna, questo reo interno, sempre giorno-notte. Sai cosa? Molto spesso il GMT è identificato con la solita lunetta girevole che abbiamo visto sul Gran Seco. Sì. Però sto vedendo, ne abbiamo già visti diversi, l'altro Gran Seco, il Bell & Ross, questo Bulgari, che in realtà la complicazione GMT può essere molto meno invadente. Più che invadente, molto meno sportiva, ecco, sì, della lunetta. Ci sono molte scelte meno sportive. Assolutamente. Per la GMT. Beh, già che ci siamo, te ne posso dire un'altra, già che siamo qua. Sì. Nel crono finissimo. Ah, nel finissimo. Sì. Quello è un crono GMT. Quello è un crono GMT. Sì, lì, assolutamente. Ad esempio, se tu lo vedi così, l'orologio, la funzione GMT, neanche riesci a capire dov'è. No, è all'interno di un subcontatore. Di uno dei contatori, sì, esatto. E se non ricordo male... Contatore di destra. Se non ricordo male, si aziona con il tasto ore 9. Bravo. Quel tastino ore 9. Bravissimo. Che ti consente di leggere... Il secondo flusso. In realtà con quel tasto tu sposti la lancetta delle ore, quindi decidi qual è l'home time. Qual è l'home time. Esatto. Ok. Invece tornando a questo... Ed è un orologio che poi vedremo, anche perché non fa parte del budget di questo Build & Collection. Eh no, perché se consideriamo quel GMT ti sei giocato due terzi del budget. Quindi... No, no, no. Invece, io me li voglio portare tutti a casa. Esatto. Oggi, e l'idea di proporti questo è perché finora, diciamo, siamo partiti da 8,6, siamo scesi a 7,6, 5,6 e adesso siamo a 3.880. Ah, ok. Eccezionale. Pensavo circa 5.000, un po' come il Bell & Ross. Tra l'altro, Bulgari ha spettacolare, anche il Match Point ha dei prezzi sempre molto concorrenziali. Molto, molto concorrenziale. Ecco, sui 5.000 famiglia Aluminium compri il crono. Ok, bella scelta. Bulgari offre veramente la possibilità di divertirsi con un budget. La cosa eccezionale di Bulgari, guarda, è anche questa, cioè è una marca molto trasversale. Non soltanto, però Bulgari è anche attentissima, per esempio, a dei dettagli che tanti altri non prendono in considerazione o comunque non vogliono investire su certe cose, no? Parlo soprattutto degli entry level, cioè lo spessore. Sì. Cioè Bulgari, il crono, nonostante questi non siano dei manifattura, il crono GMT mantiene degli spessori da orologi eleganti. Questi saranno 10-11 mm forse. Qui sì, per il GMT. Mm. Questo crono però è manifattura. Questo è già manifattura? Questo nuovo? Sì, perfetto. Questo è un nuovo, bellissimo. Non è quindi più su base ETA 2892? No. Ok. Modificato comunque. Ma... Sì, modificato. No. Ma infatti questo la bellezza di quello... su base ETA 2892 era proprio che Bulgari ti fa un orologio benché su base ETA sottilissimo come un manifattura. Certo. Qui addirittura siamo arrivati alla manifattura. Ok, bello, bellissimo. Questo io lo considererei tra... Ma io credo che porterò proprio tutto a casa. Va bene. Io penso che sarò felice di darti di tutto. Scegli. Scegli. Allora, questo ce lo portiamo vicino alle altre nostre scelte. Okay. E adesso... C'è qualcos'altro? Sì. Uh-huh. Adesso passiamo... Ecco, ti faccio vedere un bel GMT di Breitling. Sì, assolutamente sì. Marca Breitling... Che parla di aviazione. Esatto. Sprizza aviazione da tutti i pori. Vediamo. Un bel Avenger GMT. D'accordo. Ale, ci spostiamo di là, ti faccio vedere Breitling, allora. Sì. E questo, tra l'altro, è il nuovo Espace Breitling. Esatto, sì. Breitling si fa voler bene con questi Espace sempre molto intimi, molto confortevoli. Grazie. Sì, Breitling è apprezzabilissima. Ormai... Senti, posso dirti che questa è da sempre la mia saletta preferita qui da Mario Mossa. Questa saletta di orologeria molto intima. Sì. Sì, anche perché ti fa sognare, ti fa scoprire cose. Mentre parliamo, sai quante volte ho guardato cose, ho scoperto piccole cose? Mi è sempre piaciuta tanto.
mi fa troppo piacere sentirlo. Comunque sì, hai ragione, Breitling ormai con questo stile industrial più caldo che freddo, perché spesso lo stile industrial è associato un po' a... Sì, un po' asettico. A roba fredda, invece no. L'utilizzo del legno rende tutto molto caldo. Ti mostro questa icona incontrastata di Breitling, che è la collezione Avenger, in questo caso in un diametro un po' più generoso. Sì. GMT con quadrante blu. Anche questo è sottilissimo. Sì, ha uno spessore piuttosto contenuto. Sì. E qui sei su una fascia prezzo ancora differente, un po' più su di quel GMT di Bulgari. Qui sei a 4.500 euro. Pensavo molto di più. Quindi possiamo dire che stiamo vedendo un po' tutte le fasce prezzo su GMT. Sinceramente, un po' conoscendo Breitling, un po' per il prestigio della Maison, un po' per la qualità di Breitling, per i suoi calibri, pensavo fossimo almeno 8.000. Davvero? Sì, sì, pensavo di sì. Non facciamoci sentire, censuriamola questa parte, se no Breitling sulle prossime collezioni alza i prezzi. Questo è fantastico, guarda. Te lo faccio provare. Sì, aspetta. Sì, grazie. Questa è la doppia chiusura. Un bellissimo blu. Guarda che bella la corona con grip. Tipicamente sportivo, aeronautico. Sì. Bello, molto bello. Veramente bellissimo. Esiste molto in due diametri. Così. Ah, c'è anche un diametro diverso? Più piccolo, sì. Okay. Questo è un 45, esiste anche il 42. Non l'avrei detto, ma avrei detto 43 forse. Sul polso tuo sta tra l'altro troppo bene e non sembra neanche un 45. No, non l'avrei mai detto 45, anche perché normalmente 45 è un orologio... Un Panerai 45. Sì, sì, sì. No, non sembra. Forse è anche dovuto allo spessore. Certo, ho un polso esile, quindi si vede che è un orologio sportivo. Però 45 anse corte, sì. Corona molto inserita nella Carriure. È sì, veramente bello, veramente un bello oggetto. Invece l'altro diametro è 42. Ah, ok. Quindi se questo sta così bene, 45-42 credo 42 che sia. 42 è perfetto. Perfetto. Ma infatti, guarda, è un caso che questo sia in stock. Cioè, non è a caso, perdonami, che questo sia in stock e il 42 no. Okay. Il 42 si vede va via con me il pane, ma poi a questo prezzo sia no? Nel blu che nel nero, ma infatti questo bracciale, il bracciale è il solito pratico che mi fa impazzire, con le maglie trasversali, con le maglie trasversali, sì, bellissimo, è proprio un must, bello, bellissimo. Abbiamo detto 4.800, 4.500, 4.500, ancora meno del meno che pensavo. Esatto. Oggi ti sembra tutto molto conveniente. Ma con i soldi, con i budget con cui ti raggiungo ogni volta, sì, è sempre tutto molto bello e conveniente. Molto abbordabile. Molto abbordabile. Questo lo prendo, questo non lo prendo. Bene. Bello, molto bello. Hai anche altre proposte? Sì, ho un'ultima... No, un'altra proposta ancora da farti, prima dell'ultima. Ok. Di che si tratta? Sempre Breitling? No, si tratta di un Longines, la nuova Longines. Abbiamo già parlato di Longines in altre puntate? Forse no. Mi sa, ancora no. E allora è il momento giusto per parlare anche di Longines. Sì, sì. Longines sta riscoprendo un nuovo posizionamento, dato anche dal fatto che la Maison sta investendo tantissimo in miglioramenti qualitativi, non solo estetici, ma anche tecnici, manifatturieri. Quindi ciò che ti mostro è il risultato di un bel improvement. Longines, tra gli appassionati, ha fatto una breccia profonda come una galleria sotto il Monte Bianco. Ormai sì. Longines, i prezzi stanno aumentando in favore di una qualità però percepita e anche oggettiva maggiore rispetto alla Longines di 4-5 anni fa. Ma anche meno, sai? Anche meno, è vero. Perché questo è un percorso forse che gli è ultimi iniziato, 2-3. Bravissimo, un percorso che è iniziato un paio d'anni fa. È vero. Pian piano. Gli appassionati l'hanno notato immediatamente, sì. Si parla tantissimo di Longines adesso, e ad oggi è vista come una delle migliori per rapporto qualità-prezzo. Infatti, non perdiamoci
ulteriormente in chiacchiere, anche se sono chiacchiere bellissime, bellissime, ma ti voglio far vedere. Ma quelle le lasciamo al Toccafè a fine, esatto, mese. Esatto. Ti faccio vedere. Ti aspetto qui? Sì, arrivo subito. Benissimo, grazie. Alessandro, guarda che meraviglie. Speravo che mi portassi proprio loro. Tra l'altro sei andato su una colorazione nuova, non banale, originale, sì, bellissima, anche sì, a me piace un sacco. Questi sono i nuovi Longines Spirit GMT. Zulu Time. Questo Zulu è il 39 mm. Questo è il 39, sì. Anche Longines ha iniziato a perseguire anche i diametri, la riduzione più, della cassa, più diametri più, più piccoli. Bellissimi. Sì. Che poi sono diametri eterni, piacciono tantissimo, sì, molto confortevoli. Certo, anche comodi, che poi... Lunetta in ceramica, indici, numeri, in questo caso a rilievo applicati. Qualità eccezionale. 5 anni di garanzia, spirale in silicio, certificazione COSC. Ormai questi sono orologi che non hanno più nulla da invidiare a Maison, anche no, più, no, assolutamente, più elevate. Ma anche la qualità delle rifiniture. Della... Posso dire una cosa? Fisura... Longines mi è sempre piaciuta tanto, ero innamorato dei Master Collection, mm-hmm, e alcuni anni fa, un po' più di 2-3 anni fa, ma 4-5 anni fa, ne volevo acquistare uno, lo valutai, il Master Collection Fasi Luna, ma la qualità non mi convinse a comprarlo, perché c'era qualcosa che li rendeva meno cari degli altri, anche diciamo che giustificasse meno un determinato prezzo. Prezzo che è rimasto molto simile, perché anche lì parlavamo di più di 3.000 euro circa, sì, non costavano poco, eh. Però oggi la qualità è paragonabile a Omega, ad altri marchi. Sono saliti, guarda, tantissimo, è veramente palpabile adesso. Sì, sì, anche immediatamente il peso, la solidità, della, la bellezza delle satinature, nelle uscitature. Che questo ti piace tantissimo e voglio fartelo provare. Sì, ok. Anche se ha ancora tutte le plastiche protettive. Chiaramente Alessandro è superfluo dirlo, però magari qualcuno non se lo immagina. Per i nostri clienti c'è sempre un occhio di riguardo sull'acquisto. Meno male, Nico, dei segnatempo da noi. Ci mancherebbe. Perché... uno di questi Zulu Time, assieme ad altri che sceglierò, lo voglio assolutamente. E qui so già cosa scegliere, questo qui. Questo è stupendo. Questo qui l'avevo visto in foto, non avevo percepito la bellezza dei contrasti oro e acciaio. Anzi, avrei forse, in foto avrei forse gradito il contrasto dell'oro anche sul bracciale, uh-huh, come normalmente succede sugli acciai oro. Posso dire però che forse lo appesantirebbe troppo. Esatto, secondo me è perfetto perché così, così è un orologio strepitoso, ma forse con troppo oro avrebbe perso un po' il suo stile. Tra l'altro non si nota forse per via delle luci, ma se fossimo sotto una luce diretta naturale te ne accorgeresti immediatamente. La lunetta in ceramica ha questa colorazione marroncina. Sì, no, no, si nota. Si nota? Sì, sì. È bellissima, secondo me, un mix cromatico. Si sposa con i particolari in oro giallo in maniera eccezionale, quadrante nero opaco, una specie di gilt. Quindi, questo GMT lo trovo strepitoso. Ti ha catturato? Sì, 39 mm. Certo. Bellissimo. Ci stiamo perdendo un po' anche il blu però, perché sì, anche il blu merita, tutto acciaio. Beh, tu sei stato subito assorbito da questo, catturato da quello. Beh, ma... diciamo che dipende anche un po' dallo stile di ognuno di noi e forse anche da come ci si presenta vestiti quando si provano gli orologi. È vero. Però questo blu anche... Il blu è fenomenale. Strepitoso. Molto luminoso. Quadrante Soleil, a differenza dell'opaco, sì, che invece in questo caso si sposa con i particolari un po' più vintage forse, no? Anche come la colorazione dei numeri e delle lancette. Mi piace bellissimo, moltissimo, guarda questo disco interno che vedi, questo piccolo reo interno, sì, questa scaletta che ha in corrispondenza dei numeri questi piccoli rombi incassati. Sì, 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 sì. No, una lavorazione tutti del quadrante, dettagli qualitativi, numeri spettacolari, applicati, spettacolari. Bello, veramente una qualità. Lancetta del GMT che spicca sempre, quindi si riconosce in qualunque momento sul quadrante con una rapida occhiata. E credo che questi non costino neanche tanto, vero?
A quanto... Qui sei a 3550. 3550 per una bellezza del genere. Esatto. Per una bellezza e poi per una maison del genere. La storia di Nogin legata all'aviazione, ma comunque legata alla grande orologeria, la storia... dai calibri CH e ZN fino a, e a queste ultime lavorazioni moderne. Una storia molto antica quella di Nogin. Sì. Tra l'altro Nogin molto spesso, ora non lo so a memoria, me lo dirai tu meglio sicuramente, vediamo, credo che utilizzi i soliti calibri esclusivi ETA, ma per Nogin. Sì. Sono calibri che possono essere definiti di manifattura, cioè ETA li realizza solo per Nogin. Solo per Nogin, sì. Quindi sai, un è difficile plus, un gruppo come Swatch dover distinguere tra cosa è di manifattura e cosa non lo è. Certo. Quindi... sì, Longin ha diversi calibri di manifattura, spesso non realizzati tutti nello stesso stabilimento. Ok, questa cosa non la sapevo. C'è sempre l'ombrello Swatch Group, che abbraccia tutto. Certo. E che provvede a tutto. Sotto l'ala protettiva dello Swatch Group. Bello, bellissimo. Hai fatto benissimo a mostrarti, farmi valutare anche Longin e a mostrarmi questi Zultai. Bene, contentissimo. Ti faccio vedere come ultima chicca, il meglio ce lo teniamo sempre alla fine, questo Seamaster. Splendido, esatto, Seamaster World Time GMT. Bellissimo. Alessandro, questo è verde. Questa è un'opera d'arte a tutti gli effetti. Questa è veramente un'opera d'arte, questo quadrante così lavorato in rilievo al centro è bellissimo. Quella è... La... Ma ce la facciamo qui con il bug? Ce la fai, ce sì. La facciamo. Questa è la parte del globo terrestre ripresa dall'alto. Sì. E questa lavorazione, quindi dalla parte artica, e la lavorazione che viene utilizzata per realizzare questo effetto crosta terrestre viene chiamata ablazione laser, cioè okay, viene asportato viene del scavato, materiale. Sì. Che è la stessa che fu usata sull'Apollo 8, su tutta la platina dell'orologio, per realizzare la, okay, la superficie lunare. E questo però non è soltanto GMT, questo qui è anche un'ora del mondo. Questo qui è anche un'ora del mondo, quindi uno step in più. Naturalmente manifattura Omega. Tutto manifattura Omega, coassiale, un calibro superlativo, veramente 89, meraviglioso. 38. Spirale in silicio e voglio farti vedere lunetta in ceramica, questo quadrante lavorato a coste stupendo. Che ricorda un po' i fusi, no? Ricorda un po' il globo. Sì, l'effetto bellissimo. Vuole essere quello, esatto. Ah, e poi la lettura del GMT con questa ruota che questa che ruota gira. Interna, esatto. Okay. L'altra chicca molto interessante, vediamo se te la riesco a ritrovare. Eccola qua, sì. Viene riportata Bien. Bien è la casa di Omega. Sì. Cosa che normalmente negli ore del mondo invece vengono non si vede. Vengono riportate tutte le città principali. Ma non c'è Bien, non c'è che Bien. Invece sì. È la patria di Omega. Esatto. Questo è molto bello. Che diametro ha? Lo vedo bello. Questo è 42, importante. Se non ricordo male. Sì. Come ansiadelica, un po' come lo Speedmaster. Sì. Te lo posso dire con precisione che diametro di cassa ha? Certo. 43. 43, ok. E quindi voglio... è bello di presenza. C'è anche altro? Sì, voglio farti vedere quella che per me è la mia versione preferita di questi GMT World Time, che è questa versione in titanio con caucciù. Ah, questo è titanio. Questa esiste solo con caucciù. Ok. Mentre questa la fanno anche con caucciù. Ah, titanio esiste solo caucciù. Solo così. La lunetta è titanio o ceramica? Questa è sempre ceramica, okay. Ceramica nera in questo caso. Lo sai che appena l'ho visto ho subito pensato che questo fosse proprio adatto ai tuoi gusti. Questa... Ti vedo spesso con orologi con queste cromie, queste il cromie nero e il grigio. A me fa impazzire come risalta, guarda, come si sposa bene con questo color grigio, quella sì. Superficie e anche del l'oro. Globo terrestre. Esatto, anche l'oro del, sì. Del globo. È favoloso. Senti, il prezzo di... Secondo me questi costicchiano. Allora, guarda, il titanio che generalmente costa di più dell'acciaio, siamo a 13.900 euro. Ok.
tutti abbondantemente meritati, secondo me. Questo è un calibro spettacolare. Qui, sì. Qui si può apprezzare meglio il bilanciere, il movimento. Sì. Basso oscillante, tutto finemente lavorato, anche i ponti. È un orologio straordinario questo. Mentre questo in acciaio costa un po' di meno o un po' di più? Questo in acciaio costa un pochino di meno. Ok, quindi il titanio, nonostante il cinturino in caucciù, te lo dico subito. Sì, te lo dico subito quanto costa quello in acciaio. Sì, assolutamente. Anche perché tra i due, sinceramente, sarei molto indeciso. Questo verde con questo contrasto dell'oro giallo è veramente... È spettacolare. Sì. Questa variante qui tra le tue mani costa 12.200 euro. Ok, 12.200 contro, abbiamo detto, 13.900. Sì. Bellissimi. Veramente piccoli capolavori questi. Sì, sono eccezionali, guarda. Sì. A me fanno impazzire questi. Questa linea di orologi è stupenda. Belli. Bene, non resta che scegliere. Esatto, ormai devi solo fare la tua scelta. Dobbiamo soltanto fare delle addizioni, mi sa, perché se ci siamo nel budget, io te l'ho detto, porto tutto. Puoi mettere qualcos'altro? Vediamo, sì. Vediamo, adesso vediamo. Nico, scelta complicatissima. Io non credo. No. Senti, questa puntata mi è piaciuta tantissimo, mi è piaciuto tanto stare a Lecce qui. Anche a me. Da Mario Mossa. Sono molto divertito. Una cosa diversa che sicuramente replicheremo. Mi è piaciuto l'ora. Tantissimo vedere tante cose belle e anche questa vasta scelta di GMT, no? Una cosa un po' diversa rispetto al solito. È vero. Dovremmo farla più spesso questa... Concentrarci magari su delle categorie. Sì, su una categoria. Devo venire qui quindi a dirti un determinato budget per... cronografi o diver, tutti i diver, sì perché no, sì, perché sì. No, con cui naturalmente costruire sempre una collezione. Chiaro. Sai che cosa stavo pensando questa volta? Che sì. Forse è più facile che tu mi dica qual è il totale. Perfetto. Di questi orologi. Sì, vero? E tu decidi cosa togliere. E io spero di dire grazie. Tutto per me. Li prendo e me ne vado. Ok. Va bene. Vediamo, allora. Vediamo, sono molto curioso, perché i prezzi sono tutti ottimi, sono bellissimi orologi, tutti a prezzi da orologeria, come posso dire, orologeria che in tanti possono permettersi e decidere di iniziare una collezione. Vero, quasi tutti. Sì. Allora, partiamo da Gran Seiko, sì. Con 7.800 euro e... 7.600 euro. Scusa, il quadrante 7, rosso. 7.6 e 8.6. 7.6 e 8.6. Su Gran Seiko avevamo detto una differenza di 1.000 euro. Quindi 6 a 16.2 più 5.2 il Belen Ross. Ok. 3.003 e 80 l'aluminium. Più il Breitling 4.500, 6 a 29, siamo già, 2 siamo già belliate. Sai che pensavo di essere più fortunato? Vediamo, sono curioso. Facciamo il totale. Ok, 4.850 per questo bellissimo Longines. Sì. Zulu Time, 3.550 acciaio, 4.850 per invece lunetta e corona in oro. In oro, esatto. E poi anche tutto il resto in oro, lancette, il logo applicato, immagino che sia tutto oro, anche perché sì. La differenza di prezzo c'è. Sì, cioè, okay. È significativa. 3.550 più veniamo poi andiamo ai pezzi 2 Omega, 12 e 2 più 13.9, 6 a 63.780. Ok, quindi possiamo dire che sul tavolo abbiamo 63.780. Sì. Che non è assolutamente il budget. È più del doppio del tuo budget. Peccato, devi... perché questa cosa mi mette in crisi, sai? Pensavo che fosse più facile. Però
è interessante, cioè è bello, ti metti alla prova, togliere, cioè vedere a cosa dovrai rinunciare. Fossero queste le prove della sì. vita. È molto bello, è molto bello. Allora, io ho già i miei preferiti, vediamo che cosa succede. Vai. Scelgo indubbiamente Gran Seiko e questa volta scelgo questo quadrante che mi ha fatto sognare, mi ha fatto viaggiare tra la natura di Tokyo. Durante il periodo del foliage d'autunno. Esatto. E dato che ci siamo in autunno, scelgo questo qui, 7600 euro. Quindi ricominciamo da 7,6. Togliamo questa bellezza. Togliamo questa bellezza. Dopodiché io vado adesso sul sicuro, che è quello che sicuramente vorrei. Indubbiamente Longines acciaio e oro. Perfetto. 4850. Ancora. Togliamo questo. Togliamo quello in acciaio, sì. Pezzo forte. Il budget ce l'ho ancora, non me lo posso lasciare sfuggire. Scelgo questa versione molto particolare. Mi fa piacere. Titanium. Quella che sceglierei anch'io. Mi piace molto. 13.900. 13.900. Sei a 26.350. Ok. 26.350. Hai ancora spazio. Ho ancora spazio. E a questo punto le scelte rimangono tra Belleross, Bulgari e Breitling. E tra i tre, sì. Belleross è quello che mi piace meno, per quanto sia accattivante. Mm-hmm. Bulgari l'ho già scelto in una precedente puntata. Quindi dovrei avere in collezione un Capri. E a questo punto questo bellissimo Breitling, anche se avrei voluto provare anche la versione da 42 mm. Però questo qui è altrettanto bello. Allora, con 4.500 a 30.850. Sono fuori budget di 850 euro. Ma tu mi hai detto prima che mi tratti bene tutti gli amici di Tok. Tutti gli amici di Tok, senz'altro. Alessandro, chiaro che puoi portare questa bellissima ormai sono a casa puoi, con i 30.000 di budget. Quindi questa è la collezione tutto tuo. Di GMT da Mario Mossaggio di Neri. Posso dire che se fosse vero il budget sarei un bambino nel paese. Saresti felicissimo. Sì, non saprei da dove iniziare. Sì, sono tutti bellissimi, hai fatto una selezione stupenda. Se dovessi scegliere subito cosa mettere al polso per andare a casa, metterei questo Omega. Mi ha colpito molto questa Omega, particolare contrasto. È una favola, davvero. Nico, noi ci vediamo in una prossima puntata di Build a Collection. Perfetto, alla prossima. Grazie. Speriamo che sia di nuovo a Lecce, magari, chissà. Magari. Ok, alla prossima.